Ciao ragazzi, come va? Sono Alessandra, benvenuti o bentornati su questo canale. Oggi con molto piacere vi voglio presentare il nuovissimo smartwatch della Huawei, ovvero stiamo parlando di Huawei GT2e. Seguite il video che ve ne parlo meglio. Come al solito, Huawei ci mette del suo a livello di sistema. Il Watch GT2 permette addirittura di realizzare un monitoraggio delle attività sportive tra ben 100 diversi sport, grazie al suo nuovo Auto Detection, ossia l'algoritmo che capisce in automatico quale sport si sta praticando. È uno smartwatch, come detto, sportivo e per questo garantisce ancora impermeabilità importanti come le 50 atmosfere, ma anche il rilevamento del battito cardiaco e il monitoraggio del livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Nello specifico, grazie alle tecnologie all'avanguardia sviluppate da Huawei, come ad esempio TrueSync 3.5 per la misurazione del battito cardiaco, TrueRelax per la gestione dello stress e TrueSleep 2.0 per monitorare la qualità del sonno. Gli utenti avranno sempre un quadro completo della propria salute fisica, cosa molto importante. Huawei Watch GT2e fornisce in tempo reale tutti questi dati in modo da poter avere sempre consapevolezza dei propri valori. Il device è in grado inoltre di segnalare all'utente eventuali cambiamenti nella frequenza cardiaca, inviando un alert. Per la prima volta a livello globale, Huawei Watch GT2e supporta il monitoraggio dei livelli di saturazione di ossigeno nel sangue. In un solo minuto gli utenti potranno facilmente testare il proprio livello di SpO2 e quindi valutare le proprie condizioni di salute in qualsiasi momento. E Huawei GT2e è uno smartwatch decisamente più giovanile, con un look più sportivo rispetto a prima e con un carattere sicuramente più al passo con i tempi, se mi passate il termine. Le sue caratteristiche sono comunque da top di gamma, ossia una cassa in acciaio indossabile che permette di rendere premium lo smartwatch. Quindi un quadrante circolare classico che lo rende sicuramente più comodo e in linea con il classico orologio. Infine un cinturino in silicone con vari fori e dunque capace di renderlo più sportivo, come vi ho già detto prima, rispetto agli altri modelli. Con un utilizzo classico si possono ottenere fino a 15 giorni di autonomia con una singola ricarica e non solo, perché contemplano anche 30 ore di tracciamento con il GPS oltre a 24 ore di riproduzione audio continuativa. Inoltre Huawei Watch GT2e è disponibile in ben 4 diverse colorazioni, quindi scegliete voi quella che vi piace di più. Adesso vi elenco le diverse colorazioni. Abbiamo Graphite Black, Lava Red, Mint Green and Icy White con cinturino in morbida gomma, fluorurata, confortevole e delicata sulla pelle. Il materiale TPU a due colori è traspirante, inoltre rende il design unibody impeccabile. Huawei Watch GT2e è mosso dall'ausilio del chip Kirin A1 ottimizzato proprio per questo tipo di dispositivo indossabile.
Inoltre è presente anche una memoria interna che garantisce l'importazione di oltre 500 brani musicali, per non dover dipendere esclusivamente dallo smartphone in caso di allenamento esterno. Quello che però stupisce ancora una volta l'utente è, senza dubbio, l'autonomia che Huawei propone con questo nuovo Watch GT2. La Huawei l'ha pensata proprio bene, perché grazie a questo sistema della memoria interna, che può contenere, come avete visto, 500 brani, che sono tantissimi, potete ascoltare la musica indipendentemente dal vostro smartwatch, anche ad esempio mentre vi state allenando, quindi in caso vi state allenando oppure vi state facendo una doccia. Quindi è fantastico, ragazzi, è una cosa stupenda. Il display è touch AMOLED da 1,39 pollici ad alta precisione, che supporta la Retina Grade Resolution. Grazie a questo display gli utenti hanno a disposizione tutte le informazioni di cui necessitano con un solo e semplice tocco, anche se sono fuori in una luminosa giornata estiva. Concludendo, Huawei Watch GT2e sarà disponibile dal prossimo 10 aprile negli store Huawei o anche presso i rivenditori autorizzati, ad un prezzo consigliato di 169 euro. Quindi ecco, ragazzi, un altro splendido prodotto da comprare. Per altre eventuali notizie leggete sempre qui sotto nell'info box, e quindi per eventuali aggiornamenti e link per gli acquisti, quindi qua sotto troverete tutte le informazioni, e ve lo consiglio un sacco, e ve lo consiglio, ragazzi, è stupendo. Quindi ragazzi, per adesso è tutto. E se vi interessa acquistarlo, vi ricordo che vi ho lasciato tutte le informazioni qua giù nell'info box e il link dove acquistarlo. Quindi se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like. E niente, ci vediamo al prossimo video. Bacioni da Alessandra.